Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, devo dire che oggi è una giornata un po' particolare, nel senso che non è iniziata nel migliore dei modi. Sono ancora un po' traumatizzata, sono le 10:30. Io mi sono svegliata alle 8:30, non che vi interessi, cioè io vi dico sempre gli orari, ma vabbè. Non guardate il casino dietro perché ieri sera né io né Luca avevamo voglia di sistemare e quindi tocca a me stamattina. E faccio questo vlog, sarà un mini vlog più che altro, perché come potete leggere dal titolo, oggi ci sarà un cambiamento nei miei capelli, perché oggi vado dalla parrucchiera a farmi una cosa che non vedevo l'ora. Ho l'appuntamento alle 3:30 e nel frattempo devo sistemare tutta casa. Ho in realtà un po' di cose da fare. Vorrei fare una lavatrice, vabbè, sistemare tutto. Poi devo ovviamente pranzare. Ho un po' di cose da fare, anzi, in realtà mi devo dare una mossa perché sono anche già in ritardo. Mi dovrei mettere avanti anche con la cena di stasera, visto che poi stasera credo di tornare un po' tardi. Cosa è successo stamattina? È successa una cosa un po' traumatica per me. Da una parte niente di che, quando ve lo dirò magari direte Madonna, si pensava chissà che cosa, però perché è un animale, perché è un cane, può magari capirmi di più. È successo che come ogni giorno, come ogni mattina, ho portato fuori Aiden a fare i bisogni e sia io che Luca lo portiamo vicino casa, letteralmente a nemmeno 2 minuti di camminata, no, 2 minuti, dai, 2 minuti di camminata. In questo vicino a casa nostra c'è questa azienda che ha questo, che poi non so in realtà se è il suo, comunque ci sono questi campi aperti, che non ci sta nessuno, quindi ci puoi stare tranquillamente. Spesso ci sono altri cani, quindi cioè, si può stare. E ci sono appunto questi campi, e solo che ovviamente sono in mezzo alla strada, cioè nel senso ci sono le macchine che ci passano e quindi io tendo ad andare un pochino più lontano dalla strada. Lo lasciamo di solito libero, ascolta abbastanza, quando lo richiami, soprattutto se hai un premietto da dargli, torna. Stamattina il simpaticone, che adesso dorme perché è stanco, cosa mi ha fatto? L'ho lasciato libero, ovviamente guardando se che tutto fosse a posto come sempre, quindi non ci fossero altri cani e tutto fosse tranquillo. Lo lascio, va nel campo opposto, in cui anche lì si può andare, che di solito non va mai. E c'era questo, come si chiama? Come si dice? Questo gruppo di uccelli che si era appoggiato in questo campo. Lui li ha visti. Quando lui è entrato nel campo, gli uccelli hanno preso il volo, giustamente, e lui è andato incontro agli uccelli. E fin lì, tra virgolette, tutto a posto. Il problema qual è stato? Che spesso, non so come mai, da dove vengano, in questi campi si vedono queste lepri, secondo me sono delle lepri perché non penso siano dei conigli, queste lepri che girano. E pensate che io l'avevo proprio pensato, ho detto, ma speriamo che non ci sia, non passi lepri, niente. Tac, passa una lepre, lui la vede e ovviamente prende e la rincorre. Io lo chiamo, urlo, niente, non mi ascolta, gli dico di stare seduto perché di solito quando da lontano noi gli diciamo seduto, lui si siede, no? Niente, gli faccio vedere i premietti, non mi calcolava. Ad un certo punto gira dietro a questa azienda che io non sono mai andata, non ero mai andata e mi sparisce. Io inizio a correre, vado alla fine di questi campi, vedo che c'è una casa e non vedo Aiden, non lo vedo, panico, mi sono impanicata in una maniera impressionante. Ho chiamato subito Luca, nonostante lui è al lavoro e non può appunto rispondere, mi ha comunque risposto e io ero andata in panico, cioè io direi che ho avuto un attacco di panico. Forse non l'ho avuto, però c'ero vicina. Ho proprio detto, cioè,
Se vai in mezzo alla strada, non so questo campo dove finiva, perché poi c'era questa casa tutta aperta, senza recinzione, con appunto poi iniziava quest'altro campo, ma io non vedevo la fine del campo, quindi non so se a fine di questo campo c'è la strada, non c'è la strada, cosa c'è. Magari ovviamente una persona che vede un cane comunque così grande. E si può spaventare, quindi può comunque magari fargli del male, può lanciargli qualcosa. Cioè, io ero impanicata dura, cioè ero impanicata, mi veniva da piangere, non riuscivo a vederlo. Fortunatamente poi l'ho visto, quindi mi ero un po' tranquillizzata perché ho detto ok, è lì, lo vedo. Ho provato a chiamarlo, niente, la lepre non so dove sia finita. E poi finalmente sono riuscita a prenderlo e quindi siamo poi tornate a casa. E io sono stata tipo, secondo me, una mezz'ora nel divano a cercare di calmarmi. Tuttora sono agitata, tuttora se ci penso mi viene ancora male. E faccio ancora un po', quando prendo i respironi faccio ancora un po' fatica a respirare. Però è andata bene, diciamo così. E oggi quando lo porterò ancora fuori, giustamente. Adesso non so se portarlo sempre in questi campi o portarlo in un altro posto in cui di solito vado, faccio un po' e un po'. Sicuramente se comunque lo porto in questi campi non lo lascio libero. Oggi non me la sento più di lasciarlo libero, lo tengo comunque al guinzaglio lungo, quindi si può tranquillamente muovere tutto, però oggi non credo appunto di lasciarlo libero. Mi ha spaventato davvero tanto e mi sono spaventata per appunto tanti motivi. Comunque, cerchiamo di essere positivi, di dimenticarci questa cosa, visto che siamo a casa, è tutto a posto, lui è sano e salvo, sembrerebbe, a parte che dorme. E vediamo la cosa positiva, almeno si è stancato e dorme, mi lascia fare i lavori, mi lascia fare tutto quello che devo fare. E niente, noi ci vediamo più tardi. Ok, ragazzi, direi che è ora di andare. Non sono in ritardo in realtà, ho fatto tutto quello che dovevo fare, ho portato anche in giro Aiden. Pensavo di essere in ritardo, ma invece riesco. E sì. Ho preso tutto e direi che possiamo andare. Non vedo l'ora di vedere il cambiamento e devo dire che sto facendo tutto quello che volevo fare da tempo, come il filler. Tieni, Aiden. Come appunto il filler alle labbra e piano piano sto riuscendo a fare tutto. Andiamo. Ok, ragazze, io sono arrivata. E niente, adesso ho 5 minuti di anticipo, ma entro comunque. Quando uscirò sarà un po' diversa, quindi questi sono i miei capelli. Adesso mi sono fatta la coda perché ovviamente sono tutti sporchi. Li ho tagliati la volta scorsa quando sono venuta, quindi oggi andremo a lavorare solamente sul colore e spero che appunto vengano come ho in testa io. Vediamo e non vedo l'ora e spero anche di stare bene. Ok, ragazze, questo è il risultato. Ebbene sì, scusate la ripresa nell'ascensore, ma penso che la luce sia un pochino migliore, poi dopo magari accendo la ring light in casa. Mi sono fatta rosa, ovviamente non state a guardare, è sera perché poi sono uscita e tutto, c'era un po' di vento, sono un po' ruffi, si sono un po' rovinati, però ebbene sì, sono rosa, mi sono voluta fare rosa, spero che vi piacciono e adesso vi faccio vedere bene. Con la ring light, anche se penso che il top è alla luce naturale, ovviamente. Ok, così è con la luce della ring light e devo dire che si vede abbastanza, anche se secondo me il top, come vi dicevo in ascensore prima, il meglio è visto alla luce del sole. Spero vi piacciono, a me piacciono tantissimo. Non vedo l'ora di vedermi riccia. Spero che durino, il colore duri abbastanza e niente, sì, un po' di cambiamento, non tanto drastico perché non è un rosa shocking, un rosa oh mio Dio, però secondo me un po' di cambiamento ci stava, un pochino, dai. E quindi sì, e niente, appunto questo è quanto, spero che il video vi abbia tenuto compagnia più che altro e niente, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e ditemi anche il vostro colore di capelli che sono curiosa. Io vi mando un grande grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!